Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo entrati qui nell'Accademia Crepapelle e abbiamo deviato tutti i raggi di luce per arrivare a questa porta. Cosa succederà ora? Bio. Wow. È molto strana come porta. L'abbiamo aperta e vai! Preparativi terminati! Suprema Stella Gnarda, quando desidera può inridiare la voce della principessa Peach sul fagiolo Stella! Finalmente è giunto il momento che il mondo si prosterà ai miei piedi! Certo, come no? A meno che noi non ti fermiamo prima. Allora, un tirifagiolo e un super fungo. Non che serva, ma facciamo un salvataggio. Un altro tirifagiolo. Salviamo Accademia Crepapelle, il laboratorio. Laboratorio! Eccoci qua. Allora, oggetti? No, perché inizia subito questa zona qui. Voce di Peach attiva! Sono incazzata! Smettetelo questa voce di merda! È terribile! Che succede? Che cos'è? Cosa? Abbiamo innescato un processo imprevisto? Meglio fuggire alla svelta! Fermi voi due! Malandrini! Sempre presenti nei momenti peggiori! Non ho tempo per occuparmi di voi! Oh yeah! Questo è divertente! Se avete queste intenzioni sarò ben lieta di affrontarvi! Posso spararvi in volo fino al regno dei funghi! Cacate coi! Oh cacchio! Ok, ecco! Allora, uno ho sbagliato. Oh, ecco! Questa cosa è terribile del peso. Ma... ma perché? Perché? Ho schiacciato la B al momento giusto. Allora, c'è qualcosa che non funziona nei tempismi. O è la battaglia. Perché la schiacciolate? Ah, ok, qua perché si è trasformato. Stupidotti, riuscite a capire qual è la vera me? Quella che ha parlato? Aspetta, c'è un modo per scoprirlo? No, allora, in teoria è quella che ha parlato. Ma tentiamolo lo stesso. Ok, no, non era quella che ha parlato. Ok, dobbiamo evitare i pipistrelli. Aspetta, facciamo così. Ok, abbiamo trovato quella giusta. Fantastico. Allora, io direi, visto che possiamo, curiamoci. Avrei dovuto curare prima Luigi, visto che adesso passa il suo turno. Tu invece? Troppo presto salto con Mario, porca miseria. Qual è la vera strega ghignarda? Bella domanda. Non era questa, perfetta. Allora. Ecco fatto, a questo giro niente pipistrelli. Salto a rimbalzo sperando... Ok, abbiamo preso quella giusta. E stavolta coi tempismi col cavolo che sbaglio.
distrutta? Tan tan! Yahoo! Mario sale di livello. Perfetto! Allora, che cosa aumentiamo? Punti fratelli, 5. Va bene anche il 3, dai. Sono contento uguale. E anche Luigi è salito di livello. Complimenti a entrambi. Allora, che cosa aumentiamo? I baffi? 5. Ma è sempre meglio dell'1, ascolta. La politica è sempre quella. No, queste cose mai. Strega ghignarda, calmati. Guarda, questa macchina può risucchiare la tua energia. Sogghigno, infliggigli il colpo finale. Disgustevolmente d'accordo. Guarda ora chi arriva. Oh, il principe. Aia, che male. Aiuto. Presto, al fagiolo stella caduto, ora. È caduto di sotto. Il fagiolo stella si è scatenato con la voce della principessa Peach? No. Perché la voce della principessa Peach ha fatto scatenare il fagiolo stella? Credo che la soluzione di questo mistero sia sorprendente. Davvero? Ne parleremo a fondo quando il fagiolo stella sarà stato recuperato. Anche voi due, presto, andate al piano di sotto. Blink! Io ho questa. Voi scendete saltando. In realtà neanche saltando, perché dobbiamo farci il giro. Allora, prima di andare avanti, non è che c'è qualcosa di nascosto? Ovviamente no, allora andiamo avanti. Sotterranei dell'Accademia. Benissimo, allora salviamo. Accademia Crepapelle, corridoio. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.